partiamo da qui, dal triplice fischio e dalla corsa della Turris verso il settore occupato dagli oltre 1500 tifosi giunti da Torre del Greco. Perché è giusto che sia così, perché così doveva essere. È l'apoteosi, una vittoria sinonimo di storia, una vittoria dal sapore di rivalsa, di riscatto da quella disfatta del 2011 a Lanciano contro il Perugia. La Turris dei Torresi, partendo dall'allenatore Franco Fabiano, passando per il capitano Ciro Manzo, per i giovani Catello Speranza e Ivan Visciano. La Turris dei Torresi acquisiti come bomber Ciccio Vitale e Raffaele Mozzedano. Guai a dire che i profeti in patria non concludono mai nulla. Questo gruppo, questi uomini, questi ragazzi, questi calciatori ci sono riusciti. Missione compiuta. Porto Tolle battuto 3-1 a Renato Cuori. Perché Perugia, il 19 maggio 2013, si colora di bianco-rosso, colori non dei grifoni, ma quelli della Turris. Facciamo un passo indietro, prima di arrivare al 19 maggio alla finale e alla Coppa Italia. Riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro di 9 mesi, al primo passo fatto sul campo per la Coppa Italia, 19 agosto 2012, al derby contro il Sant'Antonio Abate, detentore della Coppa, eliminato al primo turno della competizione a Liguori di Torre del Greco. Un lunghissimo percorso. Dalla gara contro i giallorossi la Turris ne ha passate tante, batti Pagliese, Cosenza, Francavilla, Messina, Monopoli, poi la doppia sfida in semifinale contro la Arezzo, quel 4-2 pirotecnico spettacolare in casa.
Una vittoria che sapeva già di finale, perché la Turris voleva fortemente alzare questa coppa. Poi la sfida di ritorno al Città di Arezzo. Tanta sofferenza, il vantaggio di Bomber Ciccio Vitale che mette dentro il suo quinto centro nella competizione, un gol che spalanca le porte della finale e a poco serve il pareggio di Toscani. La Turris nel freddo e nella pioggia di Arezzo getta il cuore oltre l'ostacolo e stacca il pass per la finale. Era il 20 marzo 2013, un biglietto che la Turris avrebbe poi esibito ai cancelli del Curi di Perugia, esattamente 60 giorni dopo. I 60 giorni più lunghi per la Turris, perché c'è di mezzo la sconfitta nello scontro diretto contro la Torres, valevole per il primato e la Lega Pro. I ragazzi di Fabiano perdono per 2-0, nonostante la sconfitta i 5.000 tifosi che popolano il Liguori applaudono un gruppo che è tornato ad entusiasmare Torre del Greco, una città che, nonostante le vicissitudini economiche, è tornata a respirare aria di calcio, di grande calcio. Ed è proprio al termine di questa gara che nella mente della squadra è scattata la molla, quella fame di successi. Un punto di non ritorno, un punto di inizio, un trampolino per dire rilanciamo la Turris, perché a questa piazza va stretta la Serie D. Poi eccoci alla settimana decisiva, quella che precede la finale di Coppa Italia contro il Porto Tolle. La squadra si chiude a Liguori con Franco Fabiano che non permette il minimo errore e prepara la partita con scrupolosità e precisione. Al campo d'allenamento c'è anche Mario Moxedano. Il presidente, da buon padre di famiglia, fa gruppo attorno alla squadra e chiede la vittoria, come riscatto per una città intera che troppe volte ha mandato giù bocconi amari. Una gara però iniziata con il freno a mano tirato per la Turris, che in avvio soffre e non riesce ad esprimersi. Poi ci pensa Vitale, il re delle coppe, rompe gli equilibri come solo lui sa fare. Zanardo pareggia, ma è solo un ostacolo sulla strada verso la vittoria. Gasparini rimette la Turris sui binari giusti a fine primo tempo, fulminando Delbino in uscita. Mentre Salvati ha chiuso la pratica nella ripresa, il difensore ha indovinato una traiettoria diabolica dalla mattonella giusta. La corsa liberatoria di Salvati verso il settore occupato dai tifosi della Turris è l'emblema della voglia di vittoria di una squadra, di una città intera. La squadra di Fabiano si chiude in difesa, incassa i colpi del Porto Tolle che cerca di riaprire l'incontro e attende il triplice fischio. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm losing my plan.
e c'è ancora chi stenta a crederci. Mister Fabiano, la Turris dei Torresi alza la Coppa Italia, il primo trofeo della storia della Turris. È una cosa troppo bella, soprattutto per lasciare un segno indelebile a questa città che in questo momento ha troppe vicissitudini negative, sia economiche e sia sportive. Io penso che questa vittoria è dedicata soprattutto a questa meravigliosa città di Torre del Greco. Non ci sono parole, basta inquadrare l'oro. Da Torrese essere riuscita a regalare questa gioia a questo pubblico è qualcosa di speciale. E volevo che anche loro facciano parte di questa festa, perché questa è una gioia che va regalata a tutta la città di Torre del Greco. Ma è l'emozione più forte che ho provato da quando gioco a calcio. Sono i ragazzi più felici del mondo oggi. Sì, finalmente siamo riusciti a vincere almeno quest'anno un trofeo. Era in programma, era volevamo vincere, siamo riusciti, siamo felicissimi per questo. E ci tenevamo a questo traguardo, l'abbiamo raggiunto, è la vittoria di tutti quanti, siamo contentissimi. Effettivamente è facile dopo sprecare degli elogi, ma vanno elogiati in massa tutti quanti. Poi quando ho fatto gol, è stata proprio una soddisfazione. Da qua c'ho ancora i brividi, la cessione un'altra volta per la corsa per portare gioia ai tifosi che sono unici. Ivan, allora te la stai baciando, te la stai coccolando questa coppa, quasi non ci credi tu da Torrese Doc? Eh sì, quasi non ci credo, è un'emozione grandissima. La voglio condividere con tutto il pubblico, tutta Torre del Greco, perché ripeto, da Torrese è un'emozione grandissima. L'emozione è indimenticabile, la porterò sempre nel mio cuore. Guardando la gioia dei tifosi della mia città, anch'io sono senza parole, credimi, non riesco a decifrare la loro gioia come la mia. Se la meritano loro, perché dopo tanti anni di delusioni, finalmente è una gioia. Io da Torrese so cosa significa e quindi vedere la mia gente festeggiare oggi è qualcosa di speciale. Di questo ci tenevamo a portarlo a casa, sicuramente è stata una bella soddisfazione per tutta questa gente, per mio padre che è rimasto a casa. Poi, sinceramente siamo felicissimi di questa coppa. Tu hai vinto con la USAB e con la Turris, con due squadre, questa Coppa Italia di Serie D che non l'avevano mai vinta, quindi sei davvero il portafortuna. Grazie per questo complimento. Niente, ho vinto in due piazze importanti come Castellammare e Turris, che non è da tutti i giorni. Senti, ma come ti senti ad essere l'uomo dei record della Serie D? Due volte campione d'Italia con la Coppa, due volte bomber di Coppa Italia. Ma guarda, io se penso che due anni fa volevo smettere, e grazie a mio amico che adesso non c'è più, io credo che tutto questo è solo merito suo. Senti, ma anche tu come Ciccio Vitale sei un po' l'uomo dei record, perché hai vinto per due anni di seguito la Coppa Italia. Sì, come hai detto tu prima, mi sembra di sognare, non mi sembra ancora vero. Questo è il secondo anno consecutivo, spero che ce ne saranno altre, comunque è una gioia immensa. Un trampolino di lancio per la prossima stagione questa Coppa? Speriamo di sì, vincere aiuta a vincere come si dice, quindi almeno un tassello l'abbiamo messo. Festeggiamenti iniziati a Renato Curi e proseguiti anche nel pullman durante il viaggio di rientro verso Torre del Greco. Calciatori in festa che si sono sbizzarriti con interviste fra di loro, scherzi e canzoni intonate a squarciagola. Allora siamo qui con il bomber al Camune. Che gioia è stata, tu sei uno che ha vinto tanto. Parla bene di Torre del Greco, ti ammazzo, quindi dai, sentiamo. No, dai, la Coppa Italia è la prima volta che la vinco, è importante. Dai, un'allegria che ci meritavamo dopo la delusione del campionato. Ah, basta, fare a chi la dedi? A tutti noi, ce la meritiamo tutti noi. No, ha fatto un gol importante, decisivo, ci ha permesso di vincere questa coppa. Come ti senti? Buono. Bene, bene. Aspetta, abbiamo anche il traduttore. Ha detto. Bene. Allora, quando hai visto quella palla andare in rete, che ti è passato per la testa? Che pensavi? Allora, se stavo in mista sulla panchina lo picchiavo. Era ufficiale. Perché? Il primo pensiero. Perché mi ha fatto ciò.
La cosa più bella è stata l'anno del Corriere di Stato, il Benciaice. Ci sei prendi di grande, oh? Dopo l'ha recuperato e te l'ha andata a recuperare. E così fanno 3-3. Ecco qui, l'autore del secondo gol, il più bello. Scherziamo, il più bello di tutti. Gasparini. Il gol è più bello. Monica. Più bello Monica è più bello. Tutte le donne torresi. È il desiderio di tutte le donne torresi. Sei ballone. No, molto contento, sono molto contento della vittoria. Ce la meritavamo tutti questo. Insomma, è vero che oggi siccome avevi segnato hai fatto una fila, non ti sei fatto niente. No, sono giù brutto. Non ho fatto quello pizza di 500 euro di Peppe all'occhio, come vedo. Chi è più bello, tu o chi dà? Non scherzare, Chi sa parlare in italiano? Io. Chiediamo due parole in particolare a questi tre ragazzi che rappresentano un po' la città e rappresentano, diciamo, l'anima della nostra squadra. Ivan Speranza, che ha già vinto una coppa l'anno scorso. Ivan Visciano, che ha già vinto una coppa l'anno scorso. E quindi diciamo che era abituato. Il capitano e il grande Speranza, che oggi ha dato veramente l'anima in campo. Da Torresi Doc, come vi sentite di questo ritorno a casa, aspettando che ci sono i tifosi che ci aspettano dopo un anno che siamo arrivati secondi? Non si vede l'ora. Io non oso immaginare se non avessimo vinto, dico la verità. Che poi tutti quanti tornare a casa, la delusione, stare con le vostre famiglie, noi non eravamo più liberi nemmeno di prendere un caffè e niente. Abbiamo vinto noi da Torresi, però penso che tornando un po' in passato c'è gente che ha fatto la storia di questo club. E ti faccio due nomi per non nominarli tutti, tipo Vincenzo Strino, Pippo Cetronio, che hanno veramente rappresentato questa maglia con onore. Magari questa coppa qualche giorno la meritavano più loro che noi. Ivan ha fatto diversi anni, io solo uno. È stata una gioia immensa e soprattutto vedere quella gente gioire. Io 19 anni fa ero nel pubblico nello Spareggio col Sole e ho pianto a vedere la squadra perdere tutto. Ero un tifoso in campo, non era facile. Però questo viaggio di ritorno mi ripaga di tanta sofferenza, di tante cose, perché so che sto tornando a casa tutti felici e ci aspettano con tanta gioia. Un capitano, c'è solo un capitano! C'è solo un capitano! C'è solo un capitano! Io vorrei intervistare il ragioniere. Nemmeno l'acqua ne viene! Il ragioniere! Le domande si sprecano. Ha già vinto i campionati, la coppa già l'ha vinta, ha fatto tutte le categorie che poteva fare, gli è mancata la Serie A, però cioè, non gli posso fare una domanda che gioia provata a vincere, perché ha vinto davvero tanto in vita sua. Ma è sempre una gioia, specialmente quando vinci in queste piazze importanti. Per me non ci sono parole, perché vincere a Torre del Greco è come veramente vincessi una piazza come la Serie A, Napoli, perché se ti danno emozioni enormi. Non ci sono parole, non ci sono neanche capelli. Questi qua non ci sono mai stati. Ma tanto, tantissimo, perché parte per come è andato il campionato, poi la meritava la piazza, la meritava la società, la meritavamo noi, perché arrivare secondi, almeno per me e per tutta la squadra, non era giusto quest'anno. Quindi questa è la vittoria che, diciamo, un po' ci rappresenta ed è il giusto merito di quello che abbiamo fatto durante l'anno. Sei un gran. Che poi c'era di una cosa, quando litigavamo con gli avversari, parecchi di noi urliamo, bestemmiamo, arriva lui: ma cazzo parlate, non c'avete nemmeno l'acqua. Il duo inseparabile, dormono anche insieme la notte. Sempre da vedere questa. Erano fidanzati, si sono lasciati. Da che dormono insieme, vorrei capire quali sono i motivi. Che gioia avete provato? Per me è una gioia veramente inappagabile, perché
dopo la delusione del campionato, perché un secondo posto fa sempre comunque, brucia comunque. Sono contento di aver comunque portato a casa un trofeo molto importante. L'abbiamo fatto per noi, per la società, per la tifoseria che è sempre venuta a sostenerci nelle partite importanti, perciò dovevamo qualcosa a questa piazza. Ha detto tutto lui, che devo dire io? Andiamo al mister. Allora, mister, oggi abbiamo giocato su un campo abbiamo giocato su un campo importante, con una squadra importante, su un pubblico importante, e questo è l'importante. Ma va, scusa, perché ogni volta prima della partita ci vogliono tre cose importanti? Grande cuore, grande corsa e grande cattiveria, e soprattutto umiltà. Mister, sono quattro, non sono tre. Sono quattro, non sono tre. Però con me il numero perfetto è tre. E quella è una metà fra l'umiltà e la cattiveria. È la gioia da Torrese di aver portato da capo di questa squadra. Da Torrese è una soddisfazione, che secondo me non me la sarei mai immaginata, perché vincere la Torre del Greco per me da Torrese è puro sangue, perché io al di là di essere di Torre del Greco io amo la mia città, cioè, e lasciare un segno indelebile e secondo me, per me è una ragione di vita. Sì, come me ci sta più niente a fare, non parliamo a vasce simonate palucca. Sì, come me ci sta più niente a fare, io vengo da loro, tengo scritto in tuo DNA. Poi l'arrivo a Torre del Greco per la festa a Liguori, distinti gremiti, fumogeni, fuochi pirotecnici e la squadra che entra dal tunnel e viene accompagnata da applausi e dai cori dei tifosi. Perché è la notte dei desideri, perché per una sera almeno la Torre del Greco calcistica festeggia, si commuove e si gusta il trofeo della rivalsa. Almeno per una sera Torre del Greco è il centro del mondo, sperando sia solo l'antipasto di un menù tutto ancora da scoprire. Come acqua verso il mare, vedo un turbino di gente colorata che si affronta intorno al ritmo lamentare, attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di nuovo. Un po' tra le misere dei potenti e le fredde verità della regione, un po' tra le abitudini correnti e la solita battaglia del mare. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è l'ora di fare, ogni cosa nel suo arte è di venire. Vedo stelle che cadono nella notte del desiderio. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Andiamo allo spettacolo. Questo è una grande città, un grande tifo, e meritava una vittoria così. Veramente è dedicata a loro che ci hanno appoggiato tutto l'anno. Emozione fortissima, è la prima volta in 10 anni che vinciamo una cosa importante, quindi è emozionante. Forza Turris, forza Turris! La grande vittoria ce la siamo meritata questa volta. Abbiamo vinto! Al momento godiamoci questo trionfo, che penso che questa città lo merita la società che ha lavorato, lo meritano i ragazzi, lo merita lo staff tecnico, lo meritano tutti. Una gioia, penso, per tutta la città, attesa da parecchio tempo. Mentre dopo tanti anni ci voleva proprio, guarda, dopo tanti tentativi ci siamo riusciti, vai. E per me è come vincere la Champions League, perché essere di Torre e portare un trofeo a Torre e dare una gioia a questa gente, per me è un motivo di orgoglio. Ho bisogno di soffrire, ogni cosa è illuminata, e non sento più bisogno di soffrire. Bello, è troppo bel Forza Turris! Bella sensazione, c'è tanta gente, stiamo festeggiando. È anche giusto che lo facessimo, perché è stata una bella vittoria. Niente di più bello potevamo chiedere. Grande ragazzi, Forza Turris! Grande vittoria, siamo soddisfatti. Forza Turris! Forza! Forza!
il tifoso più bello di Torre del Greco. Una grandissima festa per Torre del Greco. Io mi trovo essere tifosa della Turdis perché sia mio marito Porzio Ciro che tutti i miei cognati da Milano, Torino ci chiamano ogni settimana per questa grande Turdis. E finalmente stasera abbiamo realizzato il sogno. Auguri! Io sono sicuro, l'ho detto dall'inizio, al di là di chi era l'allenatore, ho sempre puntato su Moc Sedano presidente. E penso che presidente, che Moc Sedano sarà il presidente che ci riporterà nel calcio che conta. Una grande vittoria, la dedichiamo a questa città che merita veramente tanto. Questa è la dimostrazione che ci hanno dato questa sera, veramente un pubblico che merita palcoscenici diversi. È grande. Lo meritavano perché i ragazzi tutto l'anno sono stati lì sempre sul punto di poter prendere qualcosa e non ci siamo mai riusciti. Poi alla fine meno male che è arrivata questa piccola soddisfazione per questa gente che lo meritava. È bellissima, una cosa che aspettavamo da tanto. Ci voleva allora questa vittoria. Una grande vittoria. Dopo 70 anni. Ole, ole, oh, ale, ale. Grandissimo.